Aldone! Aldone! Posso far vedere l'intro che mi hai mandato oggi? Per far alzare l'hype ai ragazzi? Ti prego, gliela devo far vedere. Siete pronti a vedere una delle intro più clamorose della storia delle carriere su Buonasera, YouTube Italia? hotel. Regà, siete pronti? No, no, è una... No, non ve l'aspettate, zii! Buonasera, Zanon. Pronti? Pronti a godere, ragazzi? Il Bari manca dalla Serie A da ormai 11 anni. Dopo essere stato una rivelazione assoluta nel campionato 2009-2010 con il tecnico Giampiero Ventura, l'anno dopo si ritrova sorprendentemente ultimo in classifica e retrocede. Da qui in poi inizia una serie di sfortunati eventi per la squadra pugliese. Eventi che la porteranno nel 2014 a fallire come società e dopo 4 anni a ripartire dai dilettanti. Qui però arriva la svolta. Una nuova proprietà decide di investire per riportare il Bari dove merita e in soli 4 anni riesce a tornare in Serie B, con una squadra pronta già ad ambire per un posto nella massima serie. L'unico tassello mancante è l'allenatore e la società ritiene che l'emergente Franchino il criminale sia il profilo giusto per ritornare in Serie A. Dopo aver mangiato in tutti i locali di Roma e dintorni, Franchino vede Bari come una meta perfetta per continuare a coltivare il suo hobby. È stata una cosa scandalosa che non si può chiamare panzerotto. Voto 3. Riuscirà quindi il Bari a raggiungere i suoi obiettivi e rimanere nella massima serie per più di un anno? Non ci resta che scoprirlo. Grazie João Luis, grazie mille per la sabettina giftata, bella. Una platessa lessa la S di Lessi su un... è sparito il messaggio, fratello. Cos'era? Calesse, immagino. Calesse fesso. Questa la so dire anch'io, però non è difficile. Dov'è? Non c'è più. È sparita, appena ho finito di leggere la... È giù. Dov'è? Lì. Questa. Quella. Una platessa lessa le S di Lessi con un calesse fesso. Non c'è scritto un con, c'è scritto su. Lo rifaccio. Vai. Una platessa lessa lesse la S di Lessi su un calesse fesso. Su un calesse fesso. Fate una gara di scioglilingua. Evidentemente sappiamo chi sarebbe il vincitore. Tu. Non sei stato? Boh, non lo so. La so leggere anch'io. No. Siamo tipo su un'isola. Vedo che hai finalmente iniziato il tuo incarico e non è passata neanche un'ora. Sehr gut. Jawohl, mein Führer. Che cosa hai detto? Ho detto che il segnale fa le bizze. Ma grazie comunque a Stockhausen. Il dottor Sechenov mi ha già ragguagliato. Non ho capito. Non credi che sia stato un po' troppo? No. Per qualche motivo la tua risposta non mi ha sorpreso. Non nutro alcun rispetto per i leccapiedi. Mi sembra che laghi. A me sembra peggiorato, ragazzi. A me infatti non piace il DLSS di solito. Il DLSS di solito. Comunque, troppe cazzo di lettere. Merda, togliti di dosso! Ah, vuole provare a uccidermi e buttarmi dentro al bagnetto. Vaffanculo! Wow! Salve, signor! Cosa stai guardando? Nonnazzina! Sei quasi molto soffocato. Dammi la mano. Questo non me lo aspettavo. Anco io. Dovresti fare più attenzione. Questo posto è diventato un manicomio. Lo dico sì, sempre notato, io! Non mi ascoltano mai i miei nipoti! Figurati, figliolo. Ma che ci fai qui? Esploro. Lei invece chi è? Io? Sono Zina, nonna Zina. Non ti serve sapere altro. Quindi ha dei nipotini. Okay, capito. Ma tutte queste vittime, che succede? Forse non l'hai notato, ma i robot stanno attaccando le persone. Chi non trova un nascondiglio è morto. È morto. Mi farebbe comodo un'arma. Lei ha qualcosa? Questo forcone. Ma ci abbiamo l'ascia. Certamente. Ma non ti darò un cazzo. Ah. Ah.
volevo, avevo usato la scossa, signor, che c***o premuto! Raga, ieri sono andato a letto che erano le 3:15, 3:30, mi sono svegliato alle 7:30, ho portato mio figlio dalla logopedista assieme a Chiara, ho avuto in braccio per mezz'ora, poi siamo andati in macchina, abbiamo fatto le stories che avete visto, e ho preso Leo, l'ho portato in edicola, si è preso il pupazzetto, siamo andati a casa, abbiamo giocato, ho fatto da mangiare. Alle 1:30 è tornata la Silvia e mi sono riposato. E poi mi sono dedicato un po' a me, alle mie passioni, alle mie cose che mi piacciono. Però raga, sono stanco. Oggi sono veramente fatto. Tra l'altro oggi, ragazzi, è la giornata delle malattie rare. Oggi la Silvia è uscita con... diciamo che si è un po' esposta, ok? Volevo parlare un po' anch'io, una roba proprio aperta e chiusa parentesi, ma non per fare pena a nessuno, perché non è di mio interesse fare pena a qualcuno. Oggi la giornata delle malattie rare, l'abbiamo condiviso e probabilmente qualcuno si è chiesto come mai in direct, ma perché condividete sta roba? Perché Leo ha una malattia rara, l'abbiamo scoperta 3 mesi, se volete andarla a, volete capire un po' che cos'è, si chiama malattia di von Willebrand. Ok? Il nostro piccolo Leo, un esserino speciale che ci ha fatto tanto soffrire, ma allo stesso tempo tanto voler bene, un amore incredibile per Leo, tante situazioni che sono state dure, raga, sono sincero, e mi hanno fatto davvero tanto stare male, mi hanno fatto passare un periodo veramente tanto difficile, quasi ai limiti della depressione, perché dovevo mantenere questo lavoro, non dovevo far vedere nulla, perché raga, l'abbiamo scoperta 3 mesi, mio figlio ha 5 anni, e oggi mia moglie ha detto, boh, oggi mi va di condividerlo, e noi glielo faremo vivere come se fosse davvero normalità. Lui, raga, appena vede del sangue, corre subito, lui è molto... cresciuto sotto questo aspetto, è rimasto indietro sotto tanti aspetti, ma è cresciuto sotto tanti altri, e io sono un sacco fiero di lui, è proprio il mio bimbo, lo amo da morire, e gli sarò sempre vicino, sempre. Vai. Ah, complessa questa situazione. Eccoci con Tittino. Madonna, Tittino, quanto sei luminoso oggi, radioso, bello, ma guarda elegante. La chat là che succede. No, parlavo con Emalao. No, com'è che si chiama? Elgato Control Center. Prossima volta dovremmo farla un po' più veloce tutta questa cosa, Fabio, Titi, ma non però capisco perché lo chiedi all'ultimo, ma perché te non ce l'hai settata come roba? È perché lo cancello ogni volta. Sei un... cioè, perché un po' un pipi. Allora, tu, il fatto tuo è che c'hai la cam che funziona direttamente. Io no. No, ok, va bene il fatto che ti devi spostare la cam da una cosa all'altra, quello ok, però settati l'opzione in automatico. Titi, lo so, però, allora, se fosse una cosa che si fa sempre... Va bene, dai, fa niente, no, Titi, sogni, vedi, sogni. Dovevi partire con audio, non con sogni. Vabbè, sogni, va bene sogni. Sogni. Allora, dopo sogni, abbiamo la O già messa lì, è una N che non si sa dove potrebbe essere, giusto? Quindi... Norce? Cosa sono le norce, Titti? Poi te lo spiego. Ok, me lo spieghi dopo la stream. Potrebbe essere non c'è la S. Tonti. No, però la I non c'è. Tonto. Tonte. Facciamo tonte. Tonte. Era meglio ponte. Vabbè. Allora a sto punto. Allora sappiamo che giusto, la E ponte. È alla fine. Quindi la N è sicuramente all'inizio. Bene, quindi è no. No. Notte? No, notte non può essere, non c'è notte la T. Non può essere. No. Non ci sono le cose. Noce. Oh, questa noce! No. 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 Non ho veramente
nozze. Nozze. No. Non è nozze. Non è nozze. Se mi guarda che non è una doppia, eh. Perché sarebbe norre, noppe, nodde, noffe, nolle, nocce, nobbe, nobbe, nomme. Non è una doppia. Deve essere articolato. Noble. Norme? Norme? No, aspetta. Norme, bravo, bravo, Fisicla. Bravo. Allora, vado scritto in chat. Bravissimo. Allora, guarda che io... Che te, norce non era così sbagliato, eh. Norce. Beh. Non esiste come parola, però norme sì. Ma bravo, che c'è atleta? Guardate, non ho guardato. Ma che c***o, raga, ho levato l'audio? Beh, bella la intro, tutta muta. Vabbè, la madonna. Oddio, casca le... Bella, madre. Io mi sa che comunque devo abbassare la qualità. Perché? M***a, perché vado da 70 a 100. No, ragazzi. PS. No. Ok. Ma come si è... Ma che cos'è questa animazione, okay, raga? Che cazzo succede? Ragazzi, fate... Potete fare ESC? Start? Vi prego. Ditemi che ve l'ha messo anche a voi. Ma cosa? Ho messo, oddio, l'impostazione testa grossa, ragazzi. Ma davvero? E sei un imbecille, dai, porco due. Figa, i testone. Ah, ok, da qua adesso posso. Audio. A me mi ha dato una pistolettata, oh. Ah, okay. Pazzesco. Ma chi è questo? Ci sono. Beh, già due. Fammi vedere come sono, ti prego. So io quello davanti a Delu, Benz. Sì, godiamoci un po' la views. Oh, porca c***a, raga, giratevi. Raga, girati, Delu, girati a sinistra. Ma... Ma che c***o? Sì, adesso vi faccio vedere qual è il benvenuto che gli diamo voi. Guarda qua. Ma... Questo è il benvenuto che do io ai visitatori. Questo è il benvenuto, ragazzi. Fuori dai coglioni. Impazzito. Ora finisci pure questa merda qua e siamo a posto. Qua... Mania. Qua i nemici siamo noi. E la porta comunque è un'utilità della Madonna. Ragazzi, mi è successo? Un tuono. Raga, un attimo. Chi mi ha ammazzato? Siamo morti tutti? No, mi sa vero, no. Raga, sono morto anch'io. Raga, ma mi è arrivato addosso un tuono, tipo. Cosa faccio? Un attimo, non morite, non morì. Mi tiro fuori io. Ho capito, ma... Raga, mi stanno... No, mi hanno ucciso. No, mi hanno ammazzato, raga, mi hanno finito. Ma che cazzo? Come faccio a rimettere i colpi nella pistola, raga? No, raga, sta piangendo perché gli avete ammazzato l'amico. Ah, ok. Quella risata comunque. Sparagli, Berro. Eh. Non ucciderlo. Lo dobbiamo studiare, bro. E come fai? No, non uccidere. A destra uno. C'è un tizio. Cosa a destra. Come fai a studiarla? Non lo so, dobbiamo fare qualcosa. Oh, pestiamo sto... Oh, guarda! L'ha preso in braccio! Ma raga! Ma è enorme, raga! Ma mi ha sdrenato da dietro! Pesciò! Se sei uomo ti tuffi nell'acqua senza morire. Un attimo, dove? Ecco. Berro, votiamo il tuffo. Vai pesciò. Nell'acqua, eh. No. Oddio. Allora adesso sai qua dove si riconosce un uomo, Delu? Da queste cose. Ma come avete fatto, raga? Io non ho avuto paura. Bro, 7:20. Mi sa che... Porca madosca, ladra bastarda schifosa. Ma se diamo una mini moto... Io, cioè, ho la mini moto anche. Se diamo una mini moto a tutti i ranger, andiamo in città. Bro, guarda il furgone del tipo. Il furgone del tipo Delen House, bro. Fatto volare? Oh, zio, no, dai.
Caro, te la rimetto dritta subito, scusa. Te la raddrizzo, te la raddrizzo. Dio, non riesco a mettergliela dritta. Leo. Diamine, è andato via. Perfetto. Grazie. Ma devo scendere? Sì, deve scendere. Non mi può dare uno strappo? Va bene, scendo, scendo. Cosa c'è a scendere? Bob, questo si è messo dietro la moto e non vuole scendere. Che devo fargli? Pensava tutta strana. Che vogliamo fare? Si è puntato. Fermo. Non lo so. Ragazzi, aiuto, mi sta puntando con una pistola questo signore. Aiuto, ragazzi. Devi lasciare la moto. Ragazzi, aiuto, mi sta... Tu mi devi rubare lascia la moto. Aiuto. Non puoi rubarmi una moto. Sparategli, ragazzi. Non puoi rubarmi una moto. Lascia stare su. No, ma... No! Bravo. La ringrazio, ministro del sesso. Cosa rabbia accumulata perché porco... Oh, veramente far così, cioè... Sì. Nulla. Nulla succede. Stiamo soltanto attendendo. Come a falle silenziose? Non devi spingere quando sta uscendo l'aria. Devi trattenere. Tipo stringi un po' le chiappette, però le stringi piano piano, senza che la rimandi sull'aria. Stringi poco poco in modo che l'aria la esce così. Poi ovvio, se spingi de pancia, fai... Capito? Se tu spingi di pancia, fai... gli dai la bomba. Invece se te piano piano stai lì e comunque sia cerchi di bilanciare l'uscita dell'aria, altro cliente entra... Ho capito, fai, però mettete le cuffie, nel senso, qua si sta a fare discorsi importanti.